buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Laboratorio dal Basso e Svilupparco. Oggi tratteremo l'argomento dell'agroalimentare, quindi di ciò che mangiamo, infatti il titolo è Biodiversità a tavola. Abbiamo con noi uno dei forse massimi esperti pugliesi dell'argomento, Gianluigi Cesari, un ricercatore esperto appunto dei prodotti agricoli che ci illustrerà appunto, tra l'altro molto esperto locale, abbiamo voluto proprio la sua presenza, a differenza diciamo di altri docenti che provenivano da lontano, dal resto dell'Italia, lui invece qui è locale proprio perché è un argomento che va contestualizzato in quella che è la Puglia e quindi i prodotti nostri pugliesi. Ci illustrerà come poter avviare, creare economia anche con questa tematica che è un po' abbandonata diciamo ormai da tempo, però forse in netta ripresa ultimamente come argomento, certo. Soprattutto per l'imprenditorialità giovanile. Vi lascio con Gianluigi. Io vi ringrazio soprattutto per questa presentazione sicuramente sovradimensionata. Io mi occupo con passione da anni di ricerca nel settore della produzione primaria, ovviamente ho lavorato per diversi anni nell'assistenza tecnica pubblica e poi come ricercatore con l'Istituto Agronomico Mediterraneo, sia in progetti qua in Puglia che in progetti nel Mediterraneo, in Albania, Libano, eccetera, eccetera, perché il nostro è una struttura di ricerca internazionale, quindi noi abbiamo questo profilo legato molto alla sperimentazione applicata, diciamo, stare per dire più alla problem solving, alla soluzione dei problemi, quindi un approccio molto pratico. E chiaramente approcciandoci dal punto di vista molto pratico e avendo la possibilità di girare, la fortuna di girare in questi paesi del Mediterraneo, una delle lezioni che ho avuto è che la cosiddetta dieta, la tradizione, la cultura alimentare mediterranea ha dei punti in comune in qualsiasi paese del Mediterraneo. Ci sono molti piatti, poi magari ne parlerò nel dettaglio specifico, che hanno tanti punti in comune con i nostri. Quindi un'alimentazione che possiamo trovare in Libano oppure nel Maghreb o anche nei paesi balcanici ha tantissimi punti di affinità. Perché? Beh, semplicemente è importante fare un punto della situazione dal punto di vista storico. Allora, prima di tutto il Mediterraneo è sempre stato un luogo di grande scambio culturale, economico, commerciale. Considerate che nell'antichità, sin dal Neolitico, i mezzi di comunicazione più veloci erano proprio tramite mare. Quindi gli scambi e l'incontro di varie culture è sempre stato agevolato all'interno di questo grande bacino. In più l'agricoltura, che si è sviluppata nel periodo del Neolitico, se vogliamo proprio dare un'idea, intorno tra 15.000 e 12.000 anni fa, nella zona della cosiddetta mezzaluna fertile, quindi nella zona del Medio Oriente, Mesopotamia, è lì la patria, cioè la culla dell'agricoltura, in Europa è arrivata 2.000 anni dopo circa, vale a dire 9.000 anni fa, indovinate tramite quale territorio? Uno di quelli più importanti era proprio la Puglia. E le primi insediamenti di presenza agricola di produttori di cereali noi li abbiamo ritrovati qua in Puglia. Cioè sono stati alcuni ritrovamenti a Palese Santo Spirito, a Torre Canne, a Foggia. Perché questo? Perché l'uomo nella sua evoluzione storica è diventato agricoltore quando ha avuto la capacità di trasformarsi da una società nomade, di raccoglitori, dove la famiglia poteva massimo essere una famiglia di quattro persone, cioè l'uomo, la donna, un figlio che poteva deambulare tranquillamente e al massimo un figlio da portare in grembo per spostarsi. Quindi immaginate che cosa voleva dire una famiglia che doveva continuamente spostarsi, fare caccia, ma sopravvivere con la caccia e raccogliendo i frutti. L'evoluzione, che è molto legata direttamente anche all'evoluzione culturale, l'uomo incomincia a diventare stanziale, incomincia a immaginare come pianificare, come
seminare, come raccogliere, come gestire il suolo, quindi immaginate anche la matematica parte dall'agricoltura, il fatto di dover razionalizzare, capire quali sono le distanze, quantificare. E difatti la matematica si è sviluppata, almeno nel Mediterraneo, proprio in quell'area. L'uomo incomincia a diventare una società, vivere in una società stanziale, dove incomincia a stabilizzarsi, a coltivare, ad allevare, a domesticare gli animali. Incomincia anche a speculare, ha il tempo per poter, fermarsi e riflettere. Quindi, come vedete, l'evoluzione culturale deriva direttamente dalla trasformazione di una società nomade a una società agricola. Ma questo in Europa non arriva immediatamente, non arriva immediatamente, arriva con qualche millennio di ritardo e arriva proprio uno dei territori, oltre ai territori della Dalmazia, cioè voi considerate quella che può essere stato il flusso migratorio, uno dei territori più importanti in Italia. È uno dei territori più importanti in Europa da quelli che sono i reperti archeologici, è proprio la Puglia. E come noi adesso riusciamo a comprendere questa presenza così antica? Proprio perché la Puglia è una delle regioni, dei territori in Europa che ha la più grande e più alta biodiversità. La più alta biodiversità non soltanto perché abbiamo tante varietà di specie spontanee, ma soprattutto agrobiodiversità di specie, cioè di varietà di specie e varietà edibili, quindi utilizzabili selezionate dagli agricoltori, ma anche perché la Puglia ha tanti habitat diversi. Noi abbiamo il Gargano, poi abbiamo l'Alta Murgia, abbiamo le Gravine, qua siamo nella terra delle Gravine, abbiamo il Salento, abbiamo la zona, i vari altopiani. Quindi la Puglia può essere descritta come un lungo ponte verso l'Oriente, il lungo ponte che ha permesso l'arrivo nel continente della civiltà rurale, agricola e quindi della cultura. È un luogo dove c'è stata possibilità di differenziare molto la biodiversità e nel caso dello sviluppo dell'agricoltura, quindi della cultura agricola, cultura della produzione, inizia a esserci la selezione delle varietà e quindi inizia a esserci l'agrobiodiversità, che diciamo è l'argomento, il campo di applicazione che sostanzialmente noi esploreremo, partiremo ad esplorare da questo pomeriggio, non basterebbero ore per discutere di questo, però proprio perché la mia è una presenza costante, soprattutto io ringrazio Mimma Stano che è qua presente perché abbiamo iniziato un percorso alla terza anche di tipo istituzionale, avremo modo sicuramente di continuare ad aggiornarvi con proposte, stimolazioni, sollecitazioni nel corso dei prossimi mesi. Quindi questa è la premessa fondamentale. L'uomo, l'agricoltore, diventa selezionatore. Il miglioramento genetico, che adesso viene fatto in certe situazioni con i cosiddetti OGM, in realtà è sempre stato fatto. Cioè, gli agricoltori hanno sempre avuto questa capacità di coltivare e selezionare, una volta dal raccolto, quelle che erano le varietà che si adattavano di più al territorio. Quindi, in ogni situazione, c'erano degli agricoltori che avevano questa capacità di vedere qual era la spiga di grano, parlando del grano, dei cereali, che aveva dato maggiore risultato soddisfacente nel contesto, e chiaramente quella era la spiga che veniva selezionata per la moltiplicazione. Quindi questo continuo lavoro locale di selezione ha fatto sì che si definissero delle varietà locali, autoctone, tipiche del luogo. In più, il fatto che la Puglia ha 900 km di costa, e quindi era l'approdo ideale. Voi considerate, non, se riprendete la storia antica, insomma, dal Neolitico in poi, vi renderete conto che la Puglia è sempre stato il punto da cui si partiva e nel punto in cui si arrivava. Per fare un esempio, le crociate partivano tutte quante dalla Puglia, o da Barletta, Bari, Brindisi, però partivano tutte quante dalla Puglia. Nello stesso tempo, la Puglia era uno dei luoghi più importanti per il commercio, per lo scambio. Quindi, o chi veniva perché si trasferiva durante il periodo, cioè migrava da un luogo all'altro, o chi arrivava per ragioni legate al commercio,
incominciava a introdurre nuove varietà, quindi c'è un continuo scambio, rimescolamento di varietà e di biodiversità. Noi possiamo affermare che sicuramente una delle regioni nel Mediterraneo con più interessante dal punto di vista della biodiversità è la Puglia, anche in considerazione che la Puglia non solo era un ponte per Europa, ma era un ponte per Roma, Roma caput mundi, cioè il mondo circolava, si ruotava attorno all'impero romano per diversi secoli. Quindi considerate tutti questi aspetti. Questa potenzialità, il fatto che noi abbiamo questo potenziale di biodiversità, poi diremo anche come si è evoluta e come in parte l'abbiamo persa purtroppo nell'ultimo secolo, e stiamo cercando di recuperarla, ovviamente ha fatto sì che la Puglia ha una delle caratteristiche maggiori in questo territorio dal punto di vista della variabilità della gastronomia, della variabilità dell'offerta, perché poi alla fine sulla produzione agricola si è elevata, evoluta e costruita una tradizione anche di tipo gastronomico, alimentare, cioè la possibilità di la sapienza di poter utilizzare i vari prodotti e poterne tirar fuori delle ricette, delle consuetudini, un tipo di alimentazione. Un'alimentazione che comunque risponde anche nella tradizione pugliese coerentemente con quella che voi conoscete benissimo, forse per certi versi anche, è anche conosciuta in maniera superficiale, non si conosce bene qual è l'essenza profonda, il concetto degli studi fatti da oramai più di 60 anni sull'alimentazione mediterranea, lo stile di alimentazione mediterranea, che non è solamente un'elencazione di prodotti e di prodotti primari e di ricette, ma è soprattutto uno stile alimentare, che è caratterizzato proprio da questa evoluzione. Quindi noi abbiamo questo grande patrimonio, è un patrimonio che per tanti anni, negli ultimi 50 anni, si può dire che è stato parzialmente oscurato da quello che è stato un discorso di evoluzione dei consumi, una standardizzazione dei prodotti, l'abitudine a consumare prodotti che venivano concepiti, sviluppati da industrie probabilmente provenienti anche da altre zone dell'Italia, se non da altri stili alimentari, per cui noi abbiamo una situazione di paradosso, una grande potenzialità dal punto di vista del territorio, di quello che esprime il territorio, la possibilità anche di recuperare molto dal territorio, e vi dirò anche quali sono le azioni che si stanno intraprendendo. Però la popolazione pugliese non ha più lo stile alimentare della dieta mediterranea, non ha più quell'abitudine. Allora, non a caso in Puglia, cito due esempi perché so che le fonti sono certe, mi sono state comunicate da esperti in epidemiologia nutrizionale, noi abbiamo uno dei più alti numeri di incidenza di malattie e sindrome metabolica nei bambini, tra cui l'obesità, diabete. Purtroppo abbiamo una grossa incidenza di tumori al colon, che è un tumore tipico della cattiva alimentazione, nelle persone chiaramente un po' più in là con gli anni. Quindi abbiamo negli indicatori una potenzialità territoriale, una tradizione, una storia, ma delle abitudini alimentari che ci hanno portato inevitabilmente a delle abitudini, degli stili di vita che non rispondendo a quelli dell'alimentazione mediterranea stanno portando più a problemi di tipo sanitario, con tutti gli impatti dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche economico. Considerate che cosa vuol dire gestire un servizio sanitario regionale che erode 3/4 del bilancio regionale per curare queste malattie, quando queste malattie possono essere tranquillamente prevenute ritornando a delle abitudini e degli stili di vita che sono tipici e caratteristici della nostra tradizione. Giusto per, questa è un po' l'introduzione per comprendere quale sia l'importanza di quello che diremo oggi, che continueremo a dire nei prossimi giorni. Iniziamo a fare un ragionamento su quelle che sono le produzioni agricole tipiche della regione Puglia. Allora, la Puglia è sempre stata famosa per la produzione di cereali.
di cereali non soltanto con il tavoliere delle Puglie, che era praticamente uno dei granai più importanti dell'impero romano, ma la produzione di cereali ovunque. Noi, da quelle che sono anche delle storie che stiamo facendo, recuperando dal punto di vista etnografico con documentazioni d'epoca, il cereale veniva praticamente prodotto da ogni famiglia, anche in quelli che possono essere considerati delle aree arboree, tipo come per esempio gli oliveti, i vigneti. Era la coltura che veniva comunque prodotta dalla famiglia, perché le famiglie da un ettaro di terreno, una superficie di terreno, avevano una produzione consociata, producevano olive, quindi olio, grano, cereali, legumi, ma anche l'altro elemento molto importante, la produzione della vite, essenzialmente per la produzione di vino. Quindi erano strutture di produzione agricola multifunzionali, dove c'erano sostanzialmente questi elementi: cereali, legumi, leguminose, fruttiferi a vario livello, a partire direttamente dalla vite, il fico e altre specie. Chiaramente i fruttiferi minori erano presenti, come per esempio mele, pere, che si sono introdotti chiaramente nel corso dei secoli. E particolarmente importante da vari punti di vista era la produzione di olio da olive. Cioè, l'olivicoltura è una delle caratteristiche che rappresenta meglio l'agricoltura pugliese. Perché è importante? Dell'olivicoltura noi abbiamo testimonianza, per iniziare a parlare di questi prodotti della biodiversità e della dieta mediterranea, abbiamo testimonianze viventi della presenza dell'olivicoltura in Puglia da millenni. La Puglia, su 60 milioni di piante presenti, ha la bellezza di quasi 6 milioni di piante monumentali, quindi millenarie se non secolari. Giusto per darvi una bella notizia, ieri è stato pubblicato il risultato del bando Feed in Knowledge per Expo 2015. Feed in Knowledge è un bando voluto da Istituto Agronomico Mediterraneo e Politecnico di Milano per eleggere le migliori best practice, buone pratiche a livello mondiale, da rappresentare nel padiglione zero, il padiglione più importante, quello dell'ingresso dell'Expo. Beh, la Puglia ha vinto con la comunità degli olivi monumentali, chiaramente allargata anche a livello mediterraneo, però la Puglia è il capofila perché abbiamo 6 milioni di olivi monumentali. Quindi saremo rappresentati all'Expo dall'ulivo monumentale, che ha dei pregi incredibili, adesso lo diremo, dal punto di vista anche dell'impatto, cioè della struttura ecologica, dell'impatto ambientale. E voi in questo territorio, in particolar modo nella zona di Castellaneta, avete delle rappresentazioni estremamente suggestive di questa presenza di olivi monumentali. Noi abbiamo visitato un'azienda, delle grotte di Sileno, dove casualmente nella presenza di questi oliveti monumentali, durante delle lavorazioni per la posa in opera del metanodotto, hanno trovato praticamente una stratificazione di insediamenti produttivi che vanno dal Neolitico fino al Medioevo. Quindi abbiamo anche questo nesso, come vi ho detto, che conferma quello che stiamo dicendo, la presenza di questi olivi monumentali con un riscontro dal punto di vista archeologico. Quindi immaginate che cosa vuol dire raccontare una cosa del genere a un turista. Magari noi non ci facciamo caso, ma immaginate che cosa vuol dire a un turista che è fortemente legato, interessato a quello che può essere la nostra caratteristica dal punto di vista culturale, dire: guardate, quegli olivi, quell'oliveto ha visto passare centinaia e centinaia di anni tante persone, e praticamente testimoniano la presenza antica di questa produzione. Produce un olio da tanto tempo. La biodiversità nell'olivicoltura, anche in Puglia, è ben rappresentata. Noi abbiamo più di 40 varietà autoctone pugliesi di olivo. Questi sono dati che provengono da esperienze che stiamo facendo. Io collaboro anche col Consiglio delle Ricerche in Agricoltura, il CRA, che ha sede nel settore olivicolo a Rende, a Cosenza. A Mirto Crosia, sul mare, c'è un campo collezione con 580 varietà di olivo, 80 straniere, 500 italiane,
di queste il decimo è praticamente pugliese. Quindi abbiamo la bellezza di questi più di 40, ne stiamo scoprendo altre, varietà di olivo. Considerate che in Spagna sono sopravvissute solamente 4 varietà, prevalentemente. Ovviamente in Puglia ci sono delle varietà che sono prevalenti, però la presenza di questa grande biodiversità con delle caratteristiche sia sulle olive da produzione di olio, che le olive che producono olio ma possono essere anche utilizzate come alimento, e le olive da tavola, è molto importante. Quindi la possibilità, qual è l'utilità da questo punto di vista? Il fatto che comunque l'olio pugliese, che ha questa caratteristica di avere molta, molta variabilità, ha una caratteristica che lo rende differente, sicuramente caratterizzabile rispetto ad altri oli. Per fare un esempio, noi in Puglia abbiamo la varietà coratina, che ha una fortissima presenza di polifenoli, quindi una varietà che resiste molto all'usura del tempo, cioè riesce a resistere dal punto di vista, non difficilmente viene ossidata, come abbiamo delle varietà che sono molto più dolci come sapore, molto più fruttate, sono in particolar modo lo Jarola del Gargano, lo Jarola di Bari, anche lo Jarola Salentina. Quindi abbiamo veramente la possibilità di variare da questo punto di vista, e quindi abbiamo la possibilità di caratterizzarci e differenziarci rispetto a quella che è la produzione di massa dell'olio extravergine di oliva, che non viene, nel quale noi non contestiamo la bontà o la qualità. Questo è un concetto da sottolineare. L'olio che viene dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Turchia, se è un olio extravergine di oliva che risponde ai parametri merceologici voluti dal regolamento comunitario, è un olio eccellente. Il nostro valore aggiunto è quello legato al fatto che abbiamo questa grande possibilità di sfruttare meglio la biodiversità, e che comunque noi abbiamo un valore che è il valore storico e la suggestione. Il Made in Italy si rappresenta in questo, la possibilità anche di raccontare questo, e la possibilità anche con gli strumenti della ricerca di caratterizzare e difendere il prodotto. Perché qualcuno potrebbe dire: vabbè, ma come facciamo a distinguere un olio greco da quello pugliese? Classico discorso, refrain che continua a essere costante in questi anni. Beh, grazie alla ricerca che si è sviluppata in Puglia, noi riusciamo sicuramente a definire la varietà dell'oliva con un'analisi del DNA. Quindi noi, con le metodiche di analisi biomolecolare, ovviamente siamo in grado di distinguere le varietà. In più, grazie a questo confronto tra DNA, che però, ripeto, non basta, perché se noi abbiamo una varietà pugliese che viene impiantata in Turchia, una coratina che va in Turchia, guardando il DNA potrebbe sembrarci nell'olio, perché c'è anche questa idea di guardare, cioè di approfondire il discorso del DNA nell'olio, potrebbe sembrarci lo stesso olio, un olio andriese. No, siamo andati oltre con una ricerca che esalta la biodiversità, esalta però anche il territorio, il cosiddetto terroir, come viene chiamato dai francesi terroir, cioè il rapporto diretto tra pianta, prodotto, il suolo e l'habitat in cui vive, perché questi prodotti, con un'analisi molto dettagliata che solo la risonanza magnetica nucleare può fare, riescono a darci, a restituirci un'impronta digitale. Siamo arrivati al punto di poter distinguere non solo l'olio dalle varietà diverse, ma l'olio prodotto in un determinato territorio, tenendo fermo come costante la varietà, l'olio di un determinato territorio con l'olio di un altro territorio. Cioè la coratina di Andria è diversa, ci mi dà un fingerprint, un'impronta digitale, dalla coratina allevata nella Conca Barese. E andando ad approfondire, siamo riusciti anche a distinguere un olio di una pianta monumentale da un olio di una pianta giovane, sempre tenendo fermo il parametro della varietà. Quindi, come vedete, anche la produzione e la biodiversità non è soltanto da concepire come un mero fatto biologico. Noi basta che vediamo qual è il DNA. No, la biodiversità, anche la biologia, anche l'evoluzione è determinata dall'habitat, quindi è tutto quanto determinato dal luogo in cui si è evoluta.
perché noi riusciamo addirittura adesso ad entrare ancora in maniera ancora più approfondita e dettagliata. Chiaramente lo stiamo facendo, abbiamo iniziato a farlo con l'olio, lo stiamo facendo con l'uva da tavola, col vino, col grano, con i cereali, con i sfarinati, quindi come vedete anche questa biodiversità, che non è soltanto una biodiversità genetica, ma è anche la creazione, la caratterizzazione del genotipo nell'habitat, riusciamo a codificarla e a dare una valorizzazione, diciamo, a livello merceologico. Negli Stati Uniti, perché l'olio italiano viene tutelato? Perché c'è la legge sul Made in Italy italiana, ma negli Stati Uniti si mettono a ridere, perché per loro non conta niente quella legge. Anzi, all'inizio negli Stati Uniti dicevano, vabbè, ma se voi ci dovete portare una cosa 100% italiano, poi non avete uno strumento scientifico di riscontro, vi state impiccando con la vostra corda, perché io non posso credere semplicemente a una certificazione. L'olio extravergine Made in Italy ha incominciato ad essere venduto a prezzi molto elevati dalla grande distribuzione negli Stati Uniti da quando è stato applicato questo sistema del fingerprint, dell'impronta digitale con la risonanza magnetica nucleare, che non è, non è contemplata dai regolamenti comunitari, dalle leggi italiane. La legge italiana addirittura non la voleva questa, praticamente nel mercato viene accettato quella metodica perché è oggettiva, scientifica e riproducibile, anziché un mero esercizio retorico, diciamo, di descrizione della bellezza dell'olio Made in Italy fatto dalla legge. Quindi, come vedete, c'è anche da questo punto di vista, bisogna cercare di risintonizzare le scelte politiche, legislative, con quella che è la contemporaneità dell'evoluzione scientifica nell'ambito della tutela della biodiversità. Un'altra caratteristica che noi abbiamo, quindi abbiamo parlato grosso modo dell'olio, ovviamente se ci sono delle domande e delle curiosità mi potete interrompere, perché io non sono abituato a fare lezioni accademiche, sono abituato ad avere un rapporto di grande interazione con le persone, è uno scambio culturale, non è una... io vi dico quello che sto facendo, voi sicuramente avete delle... anche nelle sollecitazioni, nelle domande, potete stimolare degli approfondimenti. L'olio è molto importante. L'altra coltura arborea tradizionale della dieta mediterranea è la vite. Allora, considerate che olivo e vite sono sicuramente le testimonianze più antiche di produzione, perché vanno ben oltre, ancora più indietro della presenza delle colonie greche. Anche da questo punto di vista noi abbiamo un'espressione molto importante di biodiversità nella vite. Noi siamo arrivati già alla caratterizzazione di 24 varietà diverse di uva da vino e da tavola. Cioè di uva da vino, perché da tavola ci sono state anche recentemente delle altre introduzioni anche di varietà selezionate. Che si sono varietà che si sono stratificate, si sono evolute nell'andare dei tempi. E abbiamo addirittura delle varietà che saranno caratterizzate come pugliesi, anche se venivano fino a poco tempo fa addebitate ad altri territori. L'esempio classico è quello del Fiano. Il Fiano generalmente viene collegato con l'areale di Benevento, Avellino, con l'areale Campano, anche come denominazione. Ma noi siamo riusciti a dimostrare che i primi ceppi di Fiano provenienti originariamente da quelle zone, di Fiano allevati in Puglia, sono nella zona della Barletta Manfredonia nel 1300, cioè sono stati gli Angioini a portare il Fiano. Quindi abbiamo caratterizzato da quella provenienza un Fiano, che è un vino eccezionale da quel punto di vista organolettico, un Fiano pugliese, e si sta arrivando a questa definizione anche dal punto di vista merceologico. Non parlo qui perché questa è la patria del primitivo, che è una delle varietà tra l'altro più apprezzate, a mio giudizio ancora da valorizzare molto di più di quanto possa essere il lavoro che è stato fatto egregiamente sul Negro Amaro, nel Salento. E anche sul primitivo abbiamo tante popolazioni che sono collegate anche all'evoluzione sul territorio. Buonasera.
Quindi anche da questo punto di vista, in questo territorio, se dovessimo trasferire quello che stiamo dicendo direttamente sul territorio, noi siamo in grado sicuramente di valorizzare, nell'ambito anche di quelle che possono essere dei parchi, delle campi collezioni, tutte le popolazioni, tutti i cloni di primitivo. Ed è questo un valore aggiunto che può essere tranquillamente trasferito nel territorio. Un altro elemento molto importante, e sta assumendo sempre più importanza anche se in quegli ultimi 20-30 anni è stato molto trascurato, è la presenza della coltivazione dei mandorleti, delle mandorle. Allora, considerate che noi fortunatamente abbiamo ancora un campo collezione gestito a Bitetto a Bari dal Consiglio di Ricerca in Agricoltura di 250 varietà diverse di mandorle. Buona parte di queste sono italiane e la parte più importante è pugliese. Allora, le mandorle pugliesi, chiaramente la mandorla è l'altro elemento caratteristico della tradizione della biodiversità mediterranea, giusto per intenderci, quando ho avuto esperienze di lavoro in Libano, non eravamo certo chiusi nel ministero a Beirut, ma giravamo sia nel sud che nel nord con vari rischi e cose di questo genere, però era molto interessante. Era frequente ritrovarsi in uno scenario che non sembrava assolutamente a me il Libano, mi sembrava la Puglia, perché terra rossa, muretti a secco, pietre calcaree, olivi monumentali, vite, chiaramente là sono paesi a prevalenza musulmani, quindi era vite da tavola, e mandorleti, fichi d'India. Quindi, come vedete, il Mediterraneo poi alla fine ha sempre dei luoghi, dei luoghi comuni, dei punti di riferimento. Le mandorle sono, la produzione di mandorle dal punto di vista arboreo è molto importante e sta assumendo ancora più importanza perché le varietà che abbiamo selezionato, che sono state selezionate nei secoli, qua in Puglia, risultano le varietà più apprezzate nella gastronomia. Il direttore dell'Istituto Agronomico Mediterraneo, Cosimo La Cirignola, che nel frattempo è diventato segretario generale a Parigi del nostro istituto, per intenderci lo IAM ha 4 sedi nel Mediterraneo, quella italiana è Bari, Saragozza in Spagna, Montpellier in Francia, Cania a Creta in Grecia, sede centrale a Parigi. Allora, l'altro giorno Cosimo La Cirignola mi diceva: guarda, è incredibile, io non ci avrei mai pensato, una delle più grosse pasticcerie, più importanti pasticcerie francesi di Parigi, lavora le mandorle solamente se sono di una varietà pugliese. Hanno selezionato, hanno verificato, hanno fatto panel test, assolutamente scartano le varietà americane, che purtroppo sono state quelle introdotte ultimamente, vogliono le varietà tipiche pugliesi, quindi vogliono e apprezzano la nostra biodiversità, la nostra agrobiodiversità. Quindi, come vedete, c'è anche questa variabile da considerare. Ovviamente il mandorleto era una delle colture più importanti consociate con l'oliveto, col vigneto, diciamo che negli ultimi 50 anni è stata messa da parte, è stata espiantata per favorire altro tipo di colture. C'è stato il periodo che veniva soppiantata dagli oliveti negli anni 60, poi dai vigneti. Adesso però c'è un fenomeno di ritorno, anche perché la mandorla è una pianta molto rustica che non ha necessità di granché di irrigazione e neanche di tanti trattamenti, perché poi sostanzialmente noi parliamo di quello che noi utilizziamo, è la parte più protetta del frutto, insomma, la parte che sta all'interno del nocciolo. Sì, ci sono le gelate, chiaro che noi abbiamo... No, di fatto, ovviamente noi stiamo parlando sempre di colture mediterranee, voglio dire, nel 1956 ci fu una delle gelate storiche più importanti e noi abbiamo avuto oliveti che sono spariti, poi sono stati reimpiantati perché ci fu la gelata del 56, ma se consideriamo che i cambiamenti climatici stanno portando a inverni miti, cioè quest'anno avremmo avuto qua una settimana, due settimane, massimo un mese di freddo, già oggi stiamo avendo degli inverni che sono considerati miti. Cioè, io vedo i turisti russi a Bari che vanno in giro in magliette e in t-shirt, perché per loro sono 11, 12, 13, 16 gradi e primavera, quindi voglio dire,
Ho l'impressione che anche sul mandorleto il rischio della gelata con quello che sta accadendo. L'altra parte importante delle colture arboree, io ovviamente voglio incominciare dalle colture arboree per il semplice fatto che su quelle noi abbiamo la rappresentazione più chiara della biodiversità. Perché? Perché la coltura arborea dura cicli di diversi anni. Quindi io chiaramente un oliveto monumentale che è presente lì da secoli, o un oliveto che è presente da tanto tempo, è un albero ha un ciclo economico molto lungo. Mentre già con i seminativi, io so che ogni anno devo riseminare, può capitare che, come vedremo adesso che ne parleremo, arriveremo subito, un po' di biodiversità si è persa da quel punto di vista, mentre quell'arborea è la costante. L'altra caratteristica della Puglia è la presenza dei fruttiferi minori, cioè di quelle che sono le piante che voi conoscete benissimo, dagli agrumeti, in particolar modo in questa zona bellissima della conca dell'arco ionico fino al Metapontino, la presenza dei fichi. La presenza dei fichi è molto importante perché oltre a essere storica, cioè sicuramente dal periodo dell'Impero Romano, in Puglia, anche in Puglia siamo arrivati a una grande differenziazione di varietà. Noi abbiamo più di 50 varietà di fichi. Tra l'altro che stanno avendo una grossa rivalorizzazione, sia grazie al lavoro fatto dall'Università del Salento con Francesco Franco Minon, che è un ricercatore, un caro amico che ha lavorato molto sulla raccolta delle varietà di fichi, sia da un'interessante iniziativa di tipo privata che Parco a Cisternino di Paolo Belloni, praticamente c'è questa molto molto interessante da visitare, questo milanese che si è innamorato fortemente del paesaggio pugliese e ha ricostruito questo campo collezione con tutte le varietà di fichi possibili e immaginabili, continua ancora a introdurre novità. Abbiamo anche la presenza di varietà, però sempre in maniera molto limitata, di specie molto limitate, che comunque sono caratteristiche dell'alimentazione mediterranea, anche tra mele e pere abbiamo anche la possibilità, però ripeto in maniera molto limitata, di avere questa rappresentazione di un tipo di alimentazione decisamente più affine alle regioni del nord. E soprattutto sugli agrumi, anche lì vediamo la testimonianza storica, della presenza degli agrumeti con varietà che si sono mantenute nel tempo. È inutile dire che nella zona del Tarantino, nel Metapontino, l'industrializzazione, cioè anche l'intensificazione della produzione, ha introdotto più varietà più recenti, che adesso piano piano si stanno adattando all'habitat, sono diventate parte del patrimonio della biodiversità pugliese. Ma dove abbiamo in Puglia, dove si è conservata conservata delle antiche varietà che sicuramente erano diffuse anche in questa zona, è sul Gargano. Noi sul Gargano abbiamo fatto uno studio molto dettagliato e che trova dei riscontri soprattutto in quella che è la narrazione storica. Giusto per darvi un esempio. Noi abbiamo avuto uno dei momenti più alti di commercializzazione con l'Europa quando Ferdinando di Borbone sposò Maria Carolina, che sostanzialmente era la sorella di Maria Antonietta, la regnante di Francia che morì durante la Rivoluzione francese. Carolina d'Asburgo prese a cuore questa regione, la Puglia, e organizzò tutti i traffici economici di merci dell'agroalimentare con l'Austria. Quindi noi nella seconda metà del Settecento abbiamo avuto un importante flusso, e vedete che qua ritorna sempre il discorso legato al mare come mezzo di commercializzazione, di fusione, conoscenza, per cui noi avevamo un flusso di produzione di commercio con l'Austria, con Mitteleuropa, e addirittura c'è testimonianza che dell'olio d'oliva pugliese venduto al dettaglio fosse arrivato addirittura a Berlino, quindi stiamo parlando del 1700 in Prussia. E un altro elemento molto importante erano gli agrumi, perché gli agrumi venivano utilizzati come
alimento fresco conservabile dalle navi. Quindi grandi quantità di agrumi, di olivi, di prodotti agroalimentari partivano dalla Puglia, dai porti pugliesi, andavano direttamente a nord Europa tramite l'Adriatico. Quindi, come vedete, c'è sempre questo legame molto importante tra comprendere l'agrobiodiversità, legarla con la storia, e questo chiaramente dà un valore aggiunto alla nostra agrobiodiversità, perché io, quando viene un turista, posso raccontare una storia. Se viene un tedesco, un austriaco, posso dire: guarda, qua gira e volta, tu parli di Heimat, la terra madre, la Puglia in parte è la tua terra madre. Anche la presenza di Federico II, del tipo di amore e affetto che avevano diciamo, queste popolazioni venute dal nord per la Puglia, per come si viveva, per lo stile alimentare, è uno degli elementi che deve servire a noi anche per esaltare e dare una giustificazione alla nostra biodiversità trasferita nell'alimentazione. Quindi, in linea di massima, per quanto riguarda le colture arboree, questo è, diciamo, lo scenario che noi attualmente abbiamo. Ovviamente poi ci sono produzioni di noci, varietà di noci che si sono sviluppate, però parliamo già di situazioni molto limitate come estensione. La parte più delicata e più importante, che è però quella sulla quale dobbiamo porre attenzione, riguarda i seminativi, riguarda praticamente le colture annuali, riguarda gli ortaggi. Perché? Perché proprio per questa velocità nella produzione, durante i secoli sono state le colture che più facilmente sono state sostituite, reintegrate, adattate, si sono evolute. Io voglio fare giusto un esempio per comprendere: questa è una zona di produzione di cereali, è molto importante per la produzione di cereali. Allora, la biodiversità dei cereali prima del Novecento, del 1900, era estremamente importante. C'era una grande varietà anche varietà ecotipi locali, proprio perché c'era una capacità da parte dei nostri produttori di saper selezionare e coltivare. Addirittura, da quello che siamo riusciti a recuperare, vuoi dalla tradizione orale, vuoi dalle schede etnografiche dell'Istituto del Germoplasma a Bari, vuoi anche da quelli che sono i testi che fortunatamente nel sud Italia, in Puglia, noi abbiamo avuto nel settore, nell'ambito delle scienze agronomiche molto frequenti, soprattutto durante il Regno Borbonico. Il Regno Borbonico aveva una grande produzione culturale dal punto di vista dell'agricoltura. Troviamo più trattati che parlano delle nostre terre che non trattati che parlano, che ne so, della Lombardia, dell'agricoltura della Lombardia. È un vantaggio. Avevamo questa grande variabilità nella produzione di cereali. Che cosa è successo negli anni del Novecento? Ancora prima di OGM, Monsanto, un bravissimo genetista, Strambelli, incominciò a fare delle selezioni per far sì che i nostri agricoltori, i produttori, potessero avere una maggiore resa nella produzione dei cereali. E si arrivò alla fine con delle selezioni, chiaramente con dei breeding, degli incroci naturali, ovviamente all'epoca non c'era la possibilità di farlo altrimenti, alla produzione, alla creazione di questo grano che aveva grandi capacità all'epoca relative di resa, adattandosi molto bene al clima arido, che era il grano cosiddetto Senatore Cappelli. Senatore Cappelli, in realtà, che viene da molti erroneamente spacciato come grano antico, non solo è un grano moderno, o quantomeno contemporaneo, cioè non contemporaneo ma moderno. Ma è il grano che ha azzerato la biodiversità. Perché? Il grano Cappelli veniva da un incrocio di un grano africano con un grano tipico della zona del sud dell'Italia. Aveva questa grande capacità di adattabilità a questi suoli e per questo fu considerato una semente eletta. Cioè, tutti i consorzi agrari
nel periodo soprattutto del governo fascista, tutti i consorzi agrari con la riforma, le bonifiche, imponevano agli agricoltori di coltivare quel grano. Quindi il grano Cappelli è stato il grano che ha azzerato la biodiversità. Noi adesso stiamo cercando di recuperare in altro modo questa biodiversità che deriva ovviamente indirettamente da quelle che erano le tradizioni delle colture del Mediterraneo, però la difficoltà è che pochissime famiglie continuano a conservare delle varietà, sarebbe per dire quasi familiari, antiche. C'è qualcuno che lo sta facendo, qua alla Terza abbiamo avuto un esempio di qualche allevatore che ha voluto mantenere delle varietà quasi ereditate dai nonni, però non a fini chiaramente industriali, ma come foraggio. Però è un lavoro che si sta compiendo, adesso vi dirò anche in quale forma. Quindi l'esempio emblematico è questo, il cereale, la grande biodiversità di cereali che viene azzerata da quella che è stata un'imposizione finalizzata a fini produttivi. Una volta i nostri agricoltori avevano l'usanza di seminare il mischio. Che cos'era il mischio? Avevano diverse varietà di cereali che seminavano insieme, senza differenziare, perché tanto come andava l'annata, qualcosa di buono doveva uscire. Quindi voi immaginate questi mix di cereali che si sviluppavano insieme, che quindi naturalmente si incrociavano. Da questi mischi sicuramente sono nate delle varietà, delle spighe che erano più belle, nuove, magari a distanza degli anni, qualcosa che non era né quello né quell'altro, ma era una novità, e che poi è stata selezionata e portata avanti. E questa era un'altra delle capacità che i nostri agricoltori avevano, di curare in maniera consapevole, perché chiaramente noi la chiamiamo agrobiodiversità, parliamo di Vavilov, dei vari ricercatori che l'hanno razionalizzata, ma per loro quella era una cultura esistente, sapevano quello che facevano, non è che lo facevano casualmente, aveva un senso. E quindi sui cereali noi abbiamo avuto l'inizio nel Novecento di questa perdita di biodiversità col senatore Cappelli. Negli anni 70 poi si è arrivato a un livello di estremizzazione dal punto di vista industriale, perché si volevano i cereali a taglio basso, corti, per evitare quello che è il fenomeno dell'allettamento. Considerate che le varietà antiche di cereali sono alte anche 1,50 m, 1,60 m, cioè certe volte uno cammina in un campo di Khorasan, di Saragolla, queste varietà antiche, anche del Cappelli, e sembra che sta praticamente immerso. Queste varietà però, con l'utilizzo dei concimi azotati, cioè nel tentativo di incrementare la produzione, avevano il fenomeno dell'allettamento, quindi praticamente si piegavano e le spighe andavano a finire a terra. Allora, per evitare questo tipo di fenomeno c'era bisogno di varietà a basse, cioè che non arrivassero massimo a 60 cm. Come si riuscì a fare questo? Negli anni 70 pensarono di utilizzare, per accelerare questo fenomeno di modificazione genetica, cioè per accelerare il breeding, l'incrocio, incominciarono a bombardare in maniera random con raggi gamma queste cariossidi, partendo dal senatore Cappelli. E poi queste mutazioni, questi grani mutati geneticamente in maniera stocastica, in maniera random, con le radiazioni, venivano selezionati. Ovviamente non è che mangiamo il grano radioattivo, cioè adesso ci nutriamo di quella che è stata una selezione derivata da queste mutazioni. Proprio a Bari il paradosso è che questo tipo di ricerche sono state sviluppate in contemporanea dalla stessa persona, nello stesso istituto, stiamo parlando dell'Università di Bari, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto del Germoplasma, dalla stessa persona, il professor Gian Tommaso Scarascia Mugnozza, che nel 70 incominciò a avviare la raccolta genetica nel Mediterraneo con la banca del germoplasma. Cioè, che cosa successe negli anni 70? C'era la necessità di produrre con uno spinto, chiaramente noi dobbiamo contestualizzare questi ragionamenti, non possiamo oggi a distanza di 40 anni dire ah vabbè, quello è un criminale. No, all'epoca gli input erano quelli, l'approccio culturale era quello. Se voi andate a vedere le ricerche, le riviste scientifiche dell'epoca,
parlavano di questo, cioè aumentare la produttività, la possibilità di nutrire quante più persone possibile, il rischio di una guerra nucleare, la necessità di fare un ammasso di scorte per fronteggiare una guerra. Però nello stesso tempo c'era la necessità definita e anche sancita dai trattati della FAO, cioè Organizzazione Mondiale per l'Alimentazione, di recuperare tutte le varietà presenti nel Mediterraneo. Quindi a Bari noi abbiamo la banca del germoplasma che parte negli anni 70, quindi questi esploratori che partono nel Mediterraneo e recuperano tutto quello che potevano recuperare come grani, leguminose, anche ortaggi, per conservare questi semi in queste celle frigorifere. E nello stesso tempo la stessa ricerca che creava delle nuove varietà che potevano azzerare questa biodiversità. Quindi, come vedete, il paradosso del Novecento, il Novecento si può definire dal punto di vista scientifico il periodo dei paradossi. La scienza utilizzata a fini diciamo pacifici e anche a fini bellici, questo tipo di approccio sulla ricerca in agricoltura utilizzato sia per la biodiversità che per azzerare la biodiversità. Sta di fatto che adesso i grani che noi coltiviamo normalmente sono eredità di quella ulteriore evoluzione che noi abbiamo avuto con il grano bombardato con i raggi gamma, cioè l'evoluzione del grano bombardato con i raggi gamma, un grano mutato che la prima varietà fu il Creso. Stiamo parlando della fine degli anni 70, perché fino a quel periodo si continuava ad avere varietà provenienti da breeding, quindi da incroci naturali, anche se forzati e condizionati. L'altra caratteristica importantissima che abbiamo noi dal punto di vista dell'alimentazione, della biodiversità, dal punto dell'alimentazione e della biodiversità, è la presenza di una grande variabilità di legumi. Considerate che le leguminose insieme ai cereali da sempre sono stati gli elementi base della nutrizione completa umana. Addirittura nel periodo dell'impero romano, nel periodo della cultura romana, l'eccessivo utilizzo di carne era considerato un fatto negativo. C'è una cosa che mi ha incuriosito, parlando con un ricercatore, una delle personalità più importanti nella ricerca con la quale ho avuto la fortuna di collaborare e collaboro, che è Salvatore Ceccarelli, poi vi dirò che fa questo ricercatore, mi ha raccontato di una testimonianza, di un racconto, di una legione romana che trovatasi in Germania, in un momento chiaramente in periodo invernale, era stata costretta a nutrirsi costantemente di cacciagione. Voi sapete benissimo, in Germania il massimo che potete coltivare come cereale è la segale, insomma, non è un'area dove il grano cresce facilmente. Beh, quella regione romana fece un ammutinamento da questo punto di vista, perché l'alimentazione romana si basava essenzialmente su una dieta di cereali, ortaggi, frutta fresca, frutta, cereali e legumi. L'alimentazione era fondamentalmente quella. Addirittura il pasto dei gladiatori, il pasto eccelso, il pasto che dava maggiore energia, era a base di orzo. L'orzo è un altro cereale importantissimo nella nostra cultura alimentare. E i legumi sono molto importanti perché riescono a dare un apporto di proteine fondamentale. Oramai, dopo 60 anni di studi sulla dieta mediterranea, noi possiamo tranquillamente, senza aver timore di essere smentiti, possiamo affermare che un'alimentazione basata esclusivamente da cereali, legumi, frutta fresca e altre cose, cioè che un'alimentazione che non contempla la carne, riesce a soddisfare pienamente il fabbisogno alimentare, il fabbisogno di proteine. Non solo. Recenti studi hanno confermato che superare del 10% l'apporto di proteine, con proteine, se le proteine animali superano il 10%, aumenta paurosamente il rischio di tumori. Quindi, come vedete, quella che era l'abitudine
alimentare mediterranea, cioè parliamo, forse la mia generazione l'aveva già perso, però parliamo delle generazioni precedenti, dei miei nonni, dei miei genitori. Il fatto di mangiare durante la settimana alimenti prevalentemente vegetali, al limite concedersi la carne che era considerato un lusso la domenica, era un fattore molto importante perché riduceva fortemente il rischio di malattie tumorali, di malattie anche metaboliche. E quindi la produzione di legumi era molto importante in Puglia. Anche su quello gli studi che si stanno facendo danno sempre più riscontri importanti. Faccio un esempio di quello che può essere più affine a questo territorio, per esempio la presenza di cece nero. Il cece nero è molto importante anche perché stiamo studiando quelle che sono delle caratteristiche tipiche del cece nero nella composizione degli amminoacidi che danno la possibilità di avere un'alimentazione con un basso indice glicemico, un risultato più interessante. I legumi in generale ci danno questa garanzia, però questa varietà, che è una varietà tipica della Murgia, il cece nero, sta agli studi, ci sta dando questi risultati. Oppure, sempre nell'ambito delle leguminose, i vari tipi di piselli, c'è cioè il pisello di Zollino, la fava di Zollino, la fava di Carpino, cioè ogni habitat ha sviluppato dal punto di vista della presenza delle leguminose una biodiversità importante, una biodiversità che sicuramente se contestualizziamo tutto questo ragionamento che stiamo facendo sulla biodiversità tipica pugliese, che è quella che noi abbiamo, con il recupero e la valorizzazione dello stile di vita e dell'alimentazione mediterranea, voi vedete come si sposa pienamente con un discorso di valorizzazione di potenzialità enormi di questo territorio, che solo questo territorio può esprimere. L'altra parte molto più importante è legata agli ortaggi. Allora, forse molti non sanno che gli ortaggi che danno maggiore valore dal punto di vista nutraceutico sono le crucifere, cioè i cavoli, le rape. Beh, allora la variabilità, la presenza di biodiversità più importante di crucifere nel Mediterraneo è in Puglia. Noi abbiamo un potenziale dal punto di vista della biodiversità che ha anche questa funzione alimentare molto importante qua in Puglia. Questi ragionamenti che io sto facendo sorvolando, perché ovviamente ci sarebbe molto da trattare, fortunatamente sono diventati oggetto di studio da parte della Regione Puglia. La Regione Puglia ha fatto partire 2 anni fa tre linee di progetti molto importanti: il recupero della variabilità, della biodiversità tipica sugli ortaggi. È un progetto che si chiama Biodiverso, capofila è il DISAT, Dipartimento Studi Ambiente e Territorio, il professor Santamaria. Sui cereali e sulle leguminose, il CNR, germoplasma, che adesso vabbè, si chiama IBBR, però diciamo la vecchia stazione del germoplasma, si chiama SaveGrain a Puglia. E poi c'è un'altra sezione dedicata alla variabilità arborea, che però, ripeto, è già più gestibile da questo punto di vista, perché quella è una costante. Avere un arboreto sicuramente vuol dire avere una presenza in diversi anni, che viene gestita dall'università dal DIBAT, dall'altro dipartimento. Quindi in questi mesi, noi stiamo contribuendo proprio in queste settimane, stiamo perlustrando tutta la zona dell'Alta Murgia, abbiamo squadre di ricercatori che stanno recuperando la variabilità genetica e la biodiversità pugliese. Quindi noi abbiamo il vantaggio che alla fine, chiedo scusa, di questo percorso che finirà quest'anno, avremo degli elenchi, cioè avremo delle classificazioni, dei cataloghi, anche la disponibilità di semi raccolti in un repertorio, raccolti in un catalogo. Chiaramente fatto dalla regione ci consente, ci garantisce che nessuno possa avere la pretesa di brevettare la biodiversità, come è successo per l'artefatto, io lo chiamo artefatto del Camut,
Camut, questo marchio, praticamente si è recuperato una varietà antica, molto probabilmente il Corasano Saragolla, hanno dato un nome per cui quel tipo di varietà, per coltivare quella varietà devi versare delle royalty a una multinazionale. Allora, proprio per evitare il fatto che la biodiversità venga, come dire, sfruttata economicamente, la Regione Puglia registrerà nel catalogo queste varietà che si stanno recuperando. È un lavoro molto interessante, è un lavoro che fornirà a noi come territorio la possibilità anche di recuperarle non soltanto culturalmente, ma di avere anche i semi per poter reintrodurle nella produzione e reintrodurle nell'ambito di quello che è un ragionamento legato alla gastronomia della dieta alimentare mediterranea. Da questo punto di vista devo dire che però fortunatamente noi abbiamo avuto già un lavoro che va avanti da diversi anni sul recupero della biodiversità. Io qua vi ho portato alcune pubblicazioni delle quali sì, queste tre posso anche fornirvi poi tramite PDF. Una delle più interessanti è l'Atlante dei prodotti tipici agroalimentari di Puglia, che è arrivato alla cioè questa l'edizione del 2011, dovrebbe essere la quarta edizione, ma che stiamo aggiornando a cura dell'Istituto Agronomico Mediterraneo. Quindi voi potete vedere, qua abbiamo in tutte le zone praticamente le varietà tipiche che sono state caratterizzate sia di prodotti che anche di alimenti. Un altro lavoro molto interessante che è stato fatto prima della partenza di questo progetto di recupero della biodiversità, al quale ho collaborato anch'io con la Regione Puglia, con il dottor Trotta, che è responsabile del settore ricerca dell'assessorato delle risorse agroalimentari, e la biodiversità delle colture pugliesi. Anche questo è molto importante perché non è soltanto un repertorio, ma ci sono dei casi studio interessanti, tra cui anche l'esperienza che abbiamo fatto con Salvatore Ceccarelli proprio in questo territorio, adesso ve ne parlerò. Ma sicuramente molto importante per quello che è l'argomento di oggi è questo lavoro interessantissimo sviluppato dai ricercatori di Castellana, IRCCS De Bellis di Castellana Grotte, pubblicato da questa casa editrice a cura voluto dall'Ares, dall'Agenzia per la Salute, che è la dieta mediterranea della Puglia. È interessante perché nella prima parte ci sono una serie di studi specifici sull'alimentazione, nella seconda parte ci sono una serie di elencazioni di prodotti e ricette pensate direttamente sviluppate secondo quelli che sono i parametri di una produzione agroalimentare, di una produzione gastronomica funzionale. Perché la cosa più importante non è soltanto avere un prodotto, come dicevo prima, ma saperlo cucinare. Cioè saperlo cucinare, capire, studiare bene anche quali sono le procedure da utilizzare per far sì che quel prodotto e quella modalità di cottura esprima il meglio dal punto di vista della prevenzione della salute. E la cosa più importante, e che sicuramente ci vedrà impegnati nei prossimi anni, è sviluppare un nuovo tipo di concetto di medicina, che è una medicina che deve portare non alla cura, ma al cambiamento dei comportamenti. Cioè la prevenzione sostanzialmente non è né più né meno che un rieducare la popolazione per garantire dai bambini fino agli anziani a vivere meglio, vivere nel benessere, vivere felici, non avere problemi. Cioè l'anziano che vorrebbe riprendere a camminare, vedere bene, non avere problemi e cose di questo genere, c'è il bambino che deve crescere bene, in maniera sana, senza avere problemi che possono rovinare la sua esistenza come l'obesità oppure casi di diabete. Ma questo come si fa? Semplicemente cambiando i comportamenti, cioè rieducando a dei comportamenti sani, che ovviamente non sono caratterizzati solamente dall'alimentazione, ma comportamenti legati alla mobilità, alla deambulazione, al poter camminare, cose di questo genere. Qui c'è è un discorso molto importante, perché trasferisce, considerate questo concetto, trasferisce
il luogo dove curare queste persone, cioè curare le persone dall'ospedale, dall'ospedalizzazione o dalla casa, la trasferisce nel territorio. Voi immaginate che cosa può voler dire un turismo della salute. Qua un turismo della salute si può fare, perché se voi considerate questa unità produttiva come tante altre, come luogo dove si può soggiornare, però allo stesso tempo si fa un percorso alimentare e culturale con dei seminari che possa concorrere a condizionare, a trasformare le abitudini di vita, gli stili di vita, e allo stesso tempo fornire la possibilità con questo bellissimo panorama, scenario, territorio di poter fruire. Vi rendete conto che cosa vuol dire? Altro che spa, altro che stabilimenti termali. Non abbiamo più bisogno di dover concepire il turismo pugliese o quello del Gargano o quello del Salento, dove sta il mare, la pizzica, con tutto il rispetto per quelle esperienze. Abbiamo la possibilità di investire molto da questo punto di vista. Quindi, come vedete, il discorso della biodiversità a tavola non è soltanto legato a un concetto di recupero delle tradizioni o recupero della tipicità o dell'identità, ma è legato strettamente al recupero e alla diffusione delle abitudini e stili di vita della dieta mediterranea. Ovviamente, come dicevo prima, uno dei problemi fondamentali è legato al fatto che noi dobbiamo incominciare, prima ancora che saper ospitare bene il turista tedesco, cioè giusto per tirare un luogo comune, o quello austriaco, considerando i pensionati che arrivano sempre a Castellaneta ogni anno, che sono sicuramente un valore aggiunto, noi dobbiamo incominciare a ragionare dalle nostre famiglie, dalle nostre città. Dobbiamo incominciare a riflettere sul fatto che prima ancora di dover fare l'internazionalizzazione dei prodotti agroalimentari di questo territorio, noi dobbiamo incominciare a capire che i prodotti che vengono elaborati in questo territorio con le ricette gastronomiche devono diventare prodotti fruiti dai cittadini di questo territorio. Io vengo da Bari, vivo a Bari, 300.000 abitanti, si è persa la concezione dell'agricoltura di prossimità, di sussistenza. Cioè, mentre qua ancora, ed è un vantaggio enorme, si può dire, vabbè, mo mi vado a prendere gli ortaggi dal mio amico, mi faccio dare l'olio, a Bari si è persa questa idea, perché praticamente noi siamo immersi in questa realtà, famiglie che si sono trasferite magari dall'Interland e oramai sono nella seconda, terza generazione, completamente staccate, slegate dal legame col territorio, che devono alimentarsi in una certa maniera, devono cambiare le abitudini alimentari. E allora a quel punto che senso ha parlare solo di internazionalizzazione? Vabbè, basterebbe già se che le aziende del luogo che producono biodiversità e che sanno produrre anche cultura gastronomica legata alla biodiversità invadano, raggiungano ogni famiglia, la stragrande maggioranza delle famiglie baresi, sono 300.000 abitanti, sono 30.000 famiglie, considerando una media, o 10.000 famiglie, chiedo scusa, considerando una media di 3 persone, quindi considerate quale può essere l'impatto anche dal punto di vista commerciale. Su questo stiamo sviluppando una serie di idee, ripeto, perché ci sono diverse linee di ricerca che convergono verso questo tipo di approccio di concezione. Giusto per... chiaramente io, se volete, continuo, però se ci sono delle domande di approfondimento possiamo fare un break. Ah, il microfono gelato. Niente, avevo... giusto così volevo... Forse lo devi direzionare. Okay. Niente, allora, in che modo viene tutelato? Va bene, state tutelando, viene tutelata la biodiversità, la variabilità genetica dei prodotti, però abbiamo parlato di materia prima, sì, di tutti i prodotti. Riagganciandomi soprattutto al discorso del frumento, ma per tutte le materie prime, soprattutto per il frumento, come ad esempio può essere tutelato l'arrivo di questa biodiversità sulle nostre tavole? Ad esempio per esempi
classico, esempio classico è la pasta. Sì. Mentre per l'olio possiamo andare a scegliere il produttore locale, il produttore che ha impiantato quella tal varietà tipica, ma per la pasta, per esempio, sì, o il pane, come possiamo, cioè più che altro come può convivere sulla nostra tavola la biodiversità e lo scambio internazionale, le organizzazioni comuni. Perfetto, di mercato, sì, 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 sì. Allora, è un esempio, è una bella domanda perché calza con un esempio di questi ultimi anni. Allora, considerando che sui cereali, come vi dicevo, c'è stato prima di tutto un abbattimento della biodiversità con l'introduzione di queste varietà, che sono varietà moderne e che quindi hanno azzerato la biodiversità. Però incominciamo a fare un ragionamento, anche queste varietà moderne, diciamo, molti di questi grani dei pastifici, lavorati dai pastifici, dai mulini, roba varia, in realtà non sono pugliesi, provengono da aree del mondo che per una serie di caratteristiche, di costi, anche di capacità di produttiva, caratteristica del tipo di frumento, del tipo di farina che riesce a dare, in questi ultimi anni, in tutti gli ultimi decenni, diciamo che la stragrande maggioranza delle nostre farine arrivava in realtà, sì, buona parte arrivava dalla Puglia, però molta arrivava anche dal Canada, dall'Ucraina, dalla Russia, cioè dal Texas. Io ricordo, considerate che una delle esperienze che ho fatto, ho lavorato in una struttura della regione Puglia per un progetto, però loro erano quelli che facevano continuamente la certificazione del grano che arrivava al porto di Bari, per evitare che ci fossero organismi di quarantena. Noi stiamo parlando della xylella, una delle ossessioni era la tillezia, un fungo, quindi tutte le navi che arrivavano a Bari dovevano essere analizzate per vedere se stava il fungo o non stava il fungo, perché arrivavano da altrove, arrivavano da nazioni dove questo fungo era presente e non c'era. Allora, un passo in avanti è stato fatto, lasciando perdere quelle che sono delle realtà di grande pregio, come faccio per un esempio, purtroppo temo che si stia estinguendo, spero di no, l'esperienza del pastificio benaggiano a Sant'Eramo, o di pastifici locali che hanno sempre curato la provenienza, però sono quantità, hanno sempre prodotto quantità, sono sempre state nicchie cosiddette. Un salto di qualità è stato fatto con degli accordi di filiera tra produttori e industrie della pastificazione, della produzione di pasta. Uno per questo, senza dover fare pubblicità, però un dato oggettivo è quello di Granoro con Dedicato. È stato fatto un accordo di filiera con le cooperative del Foggiano, per cui tutto il grano, la farina, o meglio la pasta fatta con il marchio Dedicato, tramite tracciabilità e cose di questo genere, proviene direttamente da grani pugliesi, ovviamente grani pugliesi di varietà moderne. Il salto di qualità che stiamo, quindi diciamo che abbiamo già una filiera che ci garantisce quantomeno grano che viene dalla Puglia, col grosso vantaggio che è un grano che non ha presenza di micotossine. Le micotossine sono tutte quelle tossine derivanti dallo sviluppo di funghi. Sviluppo di funghi che viene molto, molto agevolato dallo stoccaggio nelle cisterne. Quindi voglio dire, se mi arriva una nave dagli Stati Uniti, dal Canada, e arriva nella cisterna, c'è una possibilità di avere queste tossine che vengono tollerate secondo. Perché il grano pugliese non ha le tossine, almeno da quelli che sono i riscontri continui che si fanno? Perché prima di tutto qua, quando noi andiamo a mietere, si arriva a 40 gradi mediamente, guardate, sono anni e anni che si fanno delle mietiture con temperature che non consentono la presenza di una grande umidità e quindi favoriscono la produzione di un grano sano. Non vengono raccolti anticipatamente, per cui praticamente tutta quell'umidità che si sviluppino queste micotossine non c'è. E in più, ripeto, abbiamo questa garanzia, che viene tra l'altro adesso tracciata anche dal sistema del fingerprint, l'impronta digitale con la risonanza magnetica nucleare. La stiamo facendo, o meglio, la sta facendo il dottor Gallo del Politecnico di Bari, per cui noi abbiamo la possibilità anche di difendere questo prodotto all'esterno.
Questo in Puglia. A livello nazionale, Barilla, che ha acquisito il marchio Vogliello, ha creato un accordo di filiera per cui il grano della pasta Vogliello attualmente proviene da grani italiani. L'introduzione della biodiversità si sta incominciando a fare anche perché partendo diciamo da questo falso storico del grano cappelli, che ha avuto un boom perché comunque era un grano che non proveniva da una selezione di un grano geneticamente modificato con le radiazioni, un grano che aveva dei proveniva da grani con mutazioni genetiche, era considerato ed è considerato il grano cappelli un grano ancora naturale, cioè un'evoluzione naturale. È chiaro che su questo bisogna sviluppare però una filiera che valorizzi i cereali della tradizione, introducendo soprattutto, cercando di aumentare quelli che sono i produttori che possano reintrodurre questi grani. Ma io quello che voglio dire, la biodiversità e anche la selezione dell'agrobiodiversità non è un qualche cosa di statico. Anche il concetto di conservare i semi in una cella a meno 20 gradi per 40 anni non ha senso, perché la biodiversità è legata a un concetto, soprattutto per quanto riguarda i cereali, cioè le colture annuali, evolutivo, dinamico. E qua sicuramente un aiuto ci viene dalla sperimentazione che ha fatto Salvatore Ceccarelli. Qua in Puglia l'abbiamo fatta proprio da queste parti, perché l'abbiamo fatto a Contrada Tafuri, vicino a Marzagaglia, con un'azienda che secondo me è una delle aziende più interessanti che stiamo avendo in Puglia, che è l'Archetipo di Valentino Di Benedetto, che è un agrono, una persona eccezionale, un bravissimo enologo, che ha incominciato a fare la raccolta, la selezione e la custodia dei grani antichi, addirittura raccogliendo e recuperando il farro monococco, che è il cereale primordiale del Neolitico, è riuscito a riprodurlo e a coltivarlo in ettari. Allora, approfittando di questa presenza di un agricoltore che però era comunque un perito agrario, un agronomo, un enologo, cioè una figura evoluta ma molto legata alla sua azienda, al territorio, noi abbiamo fatto la prima sperimentazione di un progetto settimo programma quadro, adesso i progetti quadro di ricerca si chiama Horizon 2020 a livello europeo, era un progetto internazionale, dove c'era l'obiettivo di recuperare la biodiversità. In quale maniera? Salvatore Ceccarelli, che è un ricercatore, un genetista italiano, un ricercatore che marchigiano, che però poi si è praticamente trasferito in Siria per 30 anni, perché era quello che curava una parte importante della banca del germoplasma, una delle più importanti a livello mediterraneo, dell'Icarda, era ad Aleppo la banca. Hanno salvato i semi, adesso ad Aleppo c'è la guerra, voi lo sapete benissimo. Beh, nel 2010 noi qua a Castellaneta abbiamo seminato due tipi di semine, un mix di grano duro, un mix di grano tenero. Allora, qual è l'idea di Ceccarelli? Sapete che le banche del germoplasma, sull'onda di quella che è stata l'intuizione del genetista russo Vavilov, hanno lavorato nell'esplorazione in tutti i territori, in tutte le nazioni, per recuperare tutta la biodiversità. Allora, la banca del germoplasma di Bari ha dato la possibilità di far partire la banca del germoplasma di Aleppo. Buona parte delle accessioni dei semi sono stati donati ad Aleppo, e Aleppo, l'Icarda, ha incominciato a fare lo studio dei cereali proprio nella zona dove c'è la biodiversità, perché loro si sono mossi tra Iraq, Siria, Libano, nella mezzaluna fertile, quindi proprio nella culla dei cereali, della cultura della cerealicoltura. Ceccarelli ha avuto questa intuizione sulla base di quella che era l'esperienza dei nostri agricoltori, creare un mix, cioè mettere insieme centinaia di varietà, di popolazioni diverse, di grano duro, grano tenero e orzo, e farle seminare insieme. Qual è stato il risultato? Che ogni agricoltore, anche in un appezzamento piccolo, aveva questo esplodere di variabilità genetica.
Tu vedevi questo campo, questa striscia di terra, perché erano pochi chilogrammi per agricoltore, che aveva spighe di diversa altezza, colore, conformità e cose di questo genere, che chiaramente anno dopo anno non facevano altro che incrociarsi tra di loro e quindi generare magari altre varietà. Allora, lui ha iniziato a fare questo lavoro in Iraq, in Iran. Da pochi agricoltori, adesso in Iran ci sono più di 400 agricoltori che ogni anno coltivano questa grande biodiversità naturale e naturalmente vedono i risultati. Ogni anno loro individuano la spiga bella, la spiga che gli piace, selezionano sulla base delle loro necessità. Questo si chiama co-breeding, una selezione genetica, un miglioramento genetico partecipato, perché praticamente viene deciso direttamente dall'agricoltore, dal coltivatore, come hanno sempre fatto gli agricoltori. Questo tipo di impostazione sicuramente riuscirà, sta già riuscendo a dare a restituire una grande biodiversità, con una grande capacità di versatilità. Che le varietà, diciamo, la monocoltura, se io prendo una varietà e semino solamente quella, mi può andare male, perché magari quella varietà non è adattata bene a quel clima, oppure capita l'anno in cui, smentendo quelle che non sono le caratteristiche di omogeneità climatica, mi ritrovo con un raccolto che non è soddisfacente. Allora, da questo punto di vista, partendo con questa idea, cioè restituire la capacità di coltivazione e di gestione della biodiversità direttamente da parte degli agricoltori, e ripeto, lo stiamo facendo in questo territorio, noi abbiamo la possibilità di restituire e di incrementare questa biodiversità. Perché anche se io dicessi voglio il grano antico, mi vado a prendere i cappelli e semino solamente i cappelli, prima di tutto non è un grano antico. Secondo, seminando solo quello, io ho solamente quel tipo di varietà. Ora, da questi mix c'è chi sceglie di fare delle selezioni. Nel caso specifico, Valentino ha deciso di non selezionare niente, andare avanti con questo mix per ettari, ettari, ettari. Quindi lui sta producendo in larga scala questo mix. Anche perché, da quello che stiamo incominciando a vedere, però ripeto, sono delle osservazioni più empiriche, non scientifiche, non ancora scientifiche. La farina prodotta dal mix ha delle caratteristiche molto interessanti, perché ci sono tutte queste popolazioni, questa variabilità genetica, che ognuna delle quali dà un apporto e soprattutto, però ripeto, su questo c'è da approfondire dal punto di vista di studio, sono delle farine che stanno dando delle prime osservazioni interessanti per quanto riguarda la prevenzione delle malattie legate alle intolleranze, perché l'intolleranza è molto legata a quello che è starei per dire, un bombardamento sistematico di un stesso tipo di proteina, un stesso tipo di glutine. Cioè, l'osservazione che si sta incominciando a fare è che queste varietà, la variabilità genetica, dà anche delle risposte interessanti per chi è malato di celiachia. O meglio, l'intolleranza e la celiachia, si può dire che si è visto epidemiologicamente che è esplosa da quando c'è stata una produzione di massa di varietà mutate. Cioè, diciamo, dagli anni 70, agli anni 80, da quando è diventata una produzione di massa monovarietale di queste varietà che derivavano da mutazioni indotte, si è notato che sono aumentati i casi di celiachia, di intolleranza, diciamo, di vari tipi di intolleranza. Allora, come garantire questa biodiversità a tavola? Beh, semplicemente la certificazione, sicuramente gli accordi di filiera sono importanti. In più la ricerca scientifica è arrivata a un punto che riesce a definire il fingerprint di una farina e della pasta. Quindi io praticamente posso dare la garanzia perché magari il prodotto della mia pasta ti dà la raffigurazione grafica di questo fingerprint. Ma la cosa più importante è se il prodotto arriva da un territorio che è prossimo e che tu puoi anche, come dire, visitare. Guardate, nel settore, nell'ambito della produzione, di prodotti biologici, in alcune parti d'Europa e anche del mondo si sta sviluppando in alternativa a quella che è la certificazione con enti certificatori terzi, la certificazione partecipata, cioè o gruppi di acquisto
commissioni composte da vari elementi vanno direttamente a fare una verifica in campo dell'azienda che produce quel determinato tipo di prodotto. Quindi, come vedete, anche da questo punto di vista siamo in grado di. È ovvio che però stiamo parlando, questo è il limite, almeno dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, che stiamo parlando di prodotti di nicchia, prodotti che al momento per il tipo di produzione costano molto, non fosse altro per il fatto che sul mercato sono gli unici prodotti, a parte i costi di produzione, ci possono essere o meno, però chi vende ha un vantaggio competitivo rispetto ad altri, quindi la tendenza è quella di avere dei prezzi più alti. L'obiettivo deve essere quello di far sì che ci sia una produzione tale o una distribuzione tale che consenta a tutte le famiglie, anzi partendo dalle famiglie, se vogliamo, meno agiate, che sono quelle più numerose, di avere un tipo di alimentazione sana. Anche perché, voglio dire, fa parte di un'economia sociale importante, in quanto io con la cura della biodiversità, nella gastronomia, la cura di quella che è la nostra dieta alimentare, io faccio in modo di poter raggiungere quante più famiglie e quindi fare tanta prevenzione con tantissime persone, quindi avere anche un risparmio nei costi di gestione della sanità. Quindi questo può essere sicuramente un processo. È ovvio che la Regione Puglia si sta attrezzando perché aver fatto partire questo marchio di qualità prodotti di Puglia è uno strumento importante di certificazione. Del resto, questa pasta che dicevo prima, dedicato di Granoro, si avvale di questo marchio di qualità. E quindi garanzia nei confronti dei consumatori della tutela, quantomeno della territorialità, poi della biodiversità. Sì, però su questo voglio introdurre un elemento, cioè molte volte noi non consideriamo che in realtà i decisori in questo campo non sono le multinazionali, ma siamo noi. Cioè, i comportamenti alimentari e il comportamento dei consumatori è fondamentale. Allora, vi faccio un esempio concreto, spero di non avervi annoiato, però vi faccio un esempio semplice. Un istituto formativo di ragazzi delle scuole medie ha voluto fare una specie di corso, di formazione, non per i ragazzi sull'alimentazione, ma con le mamme, con i genitori. Allora, semplicemente aver portato avanti questi ragionamenti hanno chiaramente incuriosito i genitori, perché poi i genitori, io sono un genitore, sono un papà, insomma, la prima cosa che si pensa è quella di tutelare la salute dei propri figli. Cioè, vabbè, a me è successo di tutto, inquinamento, cose, cose, almeno lui, lui o lei, scusate, io ho un figlio maschio, mi parlo di Luciano. Allora, il fatto di aver introdotto l'idea di un marchio di qualità prodotti di Puglia, pasta Granoro, pasta Pinco Pallino, no? Voglio fare lo spot, che cosa ha creato la curiosità? Queste mamme l'hanno cercata in supermercati, sono venute l'altro giorno e dicevano, ma io non l'ho trovata sta pasta, ho detto guardate, è questa, vi porto la busta. Beh, sono andate nel supermercato, hanno detto noi vogliamo questa pasta. Quello del supermercato ha incominciato a comprare, a vendere questa pasta. Quindi voglio dire, i nostri comportamenti, il consumatore, cambiare gli stili di vita dal punto di vista alimentare, inevitabilmente porterà a un cambiamento della filiera. Se voi ci riflettete, questo lo potete notare anche nell'evoluzione di quelli che sono i messaggi pubblicitari. Non so se avete notato, Mulino Bianco ha cambiato il tipo di messaggio cercando di dare, chiaramente quello è un grande artefatto, è un bluff, lo sappiamo tutti quanti, però questa idea, sai, di bandiera, sta lui a fare la pasta, o a fare le focaccine, le cose, il cavallo, la pezza, cioè sono cose che, però vuol dire che questa necessità oramai si vive direttamente. I negozi di biologico a Bari si stanno diffondendo, chiaramente con dei prezzi che non sono assolutamente raggiungibili da una famiglia media. Però su questo vi posso dare anche
delle osservazioni che ci danno speranza. Io sono entrato in un Alter Discount, sono andato a fare una visita in un Alter Discount per curiosità, anche per vedere se c'era qualche prodotto interessante. Ho avuto la sorpresa di trovare molti prodotti locali di aziende sconosciute, ma anche dei prodotti di grande qualità, addirittura un riso integrale. Voi, cerca di mangiare sano, sa che il riso integrale sono delle botte da orbi, perché al chilo stanno anche 2,5-3 euro, insomma, e non è poco. Beh, ho trovato un riso integrale in un pacco in atmosfera controllata, quindi con un livello tecnologico, a 1,30 euro nell'hard discount. Perché? Non perché la qualità del riso non è buona, ma perché il sistema di distribuzione diciamo questo sistema alternativo comporta dei costi molto più bassi. Voi sapete benissimo che se io dovessi andare all'Ipercoop, ad Auchan o a Carrefour, nei grandi ipermercati, non sono, devo pagare io per avere il posizionamento nella ideale per... Allora, ci sono delle forme, noi dobbiamo studiare, sperimentare delle forme alternative di distribuzione, che possono essere i gas, possono essere il raggiungimento di queste catene, che sono catene locali, catene di hard discount, che sono le catene più frequentate dalla popolazione, dalla stragrande maggioranza della popolazione, che in questa fase vive un momento di crisi economica tragico. La crisi è veramente arrivata a livelli tragici, molti non lo stanno percependo ancora, o molti fanno finta di non percepirlo, ma la crisi è veramente paurosa, quella che stiamo vivendo in questo periodo. Io non ho 50 anni, ricordo che più o meno una situazione del genere, ma non eravamo allo stesso livello, l'abbiamo avuto negli anni 70, dopo la crisi, il problema petrolifero del 73-76, ma all'epoca noi avevamo degli ammortizzatori sociali che ci consentivano di vivere dignitosamente. Adesso le famiglie, le giovani famiglie non hanno paracadute, perché non c'è più il lavoro fisso, c'è la precarizzazione del lavoro, gli strumenti di ammortizzazione non ci sono più. Non voglio sottrarvi tempo con queste considerazioni, però quello che stiamo facendo deve avere soprattutto una visione sociale, perché noi non dobbiamo fare altro che fare in modo che questa regione possa, partendo da un concetto fondamentale, che non è l'economia, così, non è settoriale, ma il benessere, la salute deve avere una progressione in avanti. Quello deve essere il concetto fondamentale. Il discorso della biodiversità non avrebbe senso se non fosse collegato a questo ragionamento. Il discorso della gastronomia nella biodiversità, il fatto di mangiare la biodiversità, non ha senso se non è legato a un approccio di benessere sociale, di wellness, come viene detto comunemente. Io vorrei chiedere, per quanto riguarda la soia, sì, che credo, non sono sicura, abbia delle origini prettamente orientali, sì, se c'è un interesse da parte nazionale, cioè se l'Italia è interessata, se ci sono delle coltivazioni, come funziona, se c'è questo tipo di interesse, perché so che ha delle proprietà molto, sì, importanti. Allora, quindi, sulla vorrei soia... più che altro capire, tutta la soia che io acquisto viene dall'Italia oppure no? C'è un interesse a coltivare questo tipo di cereale oppure no? Allora, diciamo che la soia non fa parte della nostra biodiversità, però è una leguminosa, quindi comunque ha delle affinità dal punto di vista nutrizionale con molte delle nostre leguminose, sostanzialmente. Introdurre questo tipo di innovazioni non è assolutamente in contraddizione con la biodiversità, perché abbiamo detto che la biodiversità è frutto di una continua evoluzione e introduzione di alimenti da altre parti del mondo. Sicuramente l'interesse c'è, bisogna vedere e capire bene quale può essere la risposta di questo tipo di coltivazione con i nostri suoli, con le caratteristiche climatiche. Però siccome l'interesse, vabbè, chiaramente sulla soia che noi, diciamo, che noi mangiamo, ci sarebbe tanto da dire, perché anche molta soia, anche se l'Unione Europea ha una normativa di controllo degli OGM rigorosissima,
cioè non andate troppo dietro a quello che viene detto in maniera come vulgata, il rischio di OGM, roba varia. In Europa sono consentiti, è consentito solamente un tipo di produzione OGM, che è un tipo di mais della Monsanto. In Spagna c'è una produzione di 100.000 ettari di questo mais, in Italia l'Italia ha deciso di non essere, è un paese no OGM per scelta. L'ultima normativa ha garantito il fatto che l'Italia può continuare a essere un paese no OGM senza avere nessun tipo di infrazione comunitaria, per cui non... Allora, il discorso della soia sarebbe però più interessante fare un altro ragionamento. Dal punto di vista nutraceutico, dal punto di vista funzionale, la soia a che cosa può essere paragonata con i nostri prodotti alimentari tradizionali? Noi ultimamente, con un progetto, un Interreg Italia-Grecia, l'Istituto Agronomico Mediterraneo, si chiama Fooding, che si sviluppa con diversi scenari, stiamo facendo un discorso analitico, anche comparativo, su questi prodotti. Cioè, quello che voglio dire, banalizzando, non è così, lo faccio per esempio. Se la soia, come caratteristiche nutraceutiche, riesco a scoprire che ha delle affinità col cece nero della murgia, è probabile, fermo restante che si rispetta sempre la volontà di chi vuole mangiare soia, di continuare a mangiare soia, perché no, anche prodotta in Puglia, però si potrebbe presentare l'alternativa di un prodotto che si è evoluto in Puglia, autoctono della Puglia, che sicuramente ha anche un vantaggio dal punto di vista commerciale, perché io posso proporre anche a un utente attento in Germania, in Europa, in Francia, anziché mangiare la soia, ma perché non ti mangi il cece nero? Questo è giusto un esempio per banalizzare. Però è ovvio che la biodiversità non deve essere un dogma, la biodiversità deve essere tutelata, però l'introduzione di varietà, diciamo, di varietà di specie che vengono da altre parti del mondo è un fatto che fa parte dell'evoluzione storica dell'agricoltura. Perché, per esempio, se vado al supermercato io trovo il latte normale o il latte di soia, quindi da intollerante quale sono, sì, non posso che indirizzarmi verso la soia, altrimenti non c'è niente. Cioè, non c'è per esempio il latte di ceci, non esiste. Quindi no, però esiste il latte di riso. Che non mi piace. Vabbè, però... ok. No, va bene, ma non sono... Però anche lì il riso sbiancato, una serie di cose. Cioè... Se il mercato non mi dà l'alternativa, è normale che mi indirizzo verso la soia, anch'io... non su una cosa locale. Allora, io amo il latte di soia, cioè quindi anch'io consumo, non sono intollerante, però, o meglio... diciamo che ho scoperto di non essere un appassionato del latte vaccino, perché poi alla fine mi sono reso conto che quando, tutte le volte che lo mangio, perché è un alimento, mi sento un po' appesantito, diciamo. Con latte di soia va molto meglio. Vabbè, ma queste sono questioni che... No, ripeto, anche l'idea di... per intenderci, la tutela della biodiversità non è un dogma. E tutelare la biodiversità, però a essere anche pronti ad aprirsi. Non, una filiera alimentare, agroalimentare, potrebbe anche essere, se ci sono le condizioni dal punto di vista climatico, la produzione di soia in Puglia. Come per esempio si possono anche sperimentare innovazioni nei prodotti, nel processo nei prodotti, pur mantenendo la tradizione. Un esempio, non c'entra niente col latte di soia. Noi abbiamo sviluppato nel breve giro di un anno, ne parlammo qua la prima volta, una delle prime volte alla terza, un nuovo prodotto alimentare, che però viene dalla tradizione, che è il pesto con le foglie di vite. Cioè le foglie di vite che sono utilizzate come scarto, si fa la potatura verde, le foglie si buttano a terra, le foglie vengono raccolte, utilizzate come matrice, chiaramente foglie che provengono da agricoltura biologica, E mo ti dico, allora, in Turchia fanno il discorso dei dolmas, degli involtini. Noi abbiamo fatto la storia è questa: nel 2010 una delegazione dell'ICE torna da Riyadh, dall'Arabia Saudita, dicendo questi vogliono le foglie di vite pugliesi. Allora parte questa corsa frenetica a trovare le aziende per poter produrre tante foglie, chiaramente da utilizzare come involtini.
Cioè come struttura per avvolgere riso, carne e cose di questo genere, alla fine nessun produttore si voleva cimentare. Perché? Hanno incominciato a fare un calcolo. Io devo raccogliere le foglie, devono essere belle, pulite, di una certa grandezza, il taglio, la cosa, le devo pulire, roba varia, uguale. Quanto mi viene a costare? Quanto mi viene a costare di manodopera? Quando già un mercato delle foglie di vite nei boccacci, nelle lattine, nelle cose, sta già in Grecia, in Turchia, lo fanno già, e i sauditi se le prendono addirittura dal Vietnam. Cioè, sono foglie californiate. Allora, noi abbiamo avuto questa idea: come incentivare un produttore a trasformare le foglie nella maniera più semplice, se vogliamo, più affine al prodotto italiano, che è un elaborato, un omogeneizzato con l'olio d'oliva e con le mandorle al posto dei pinoli, un pesto. Una salsina che viene, può essere utilizzata o spalmata o sul pesce o direttamente con la pasta. No, abbiamo fatto una prova sperimentale nel 2013. Abbiamo trasferito la sperimentazione a Tocchi di Puglia. Cioè, Tocchi di Puglia, perfetto, Tocchi di Puglia ha, tramite il GAL Colline Ioniche, prima parlavamo dei GAL, tramite un GAL con Linee Ioniche, per concorrere a un progetto legato all'Expo 2015, ha trovato un'azienda che fosse in grado di mettere in pratica tradurre questo prodotto da una sperimentazione, da un prototipo in un prodotto reale. Chiaramente Tocchi di Puglia ha la sua ricetta industriale perché ha migliorato la ricetta fondamentale, però il pesto è fatto da una base di foglie di vite, chiaramente di agricoltura, agricoltura biologica, quindi non sono state trattate con prodotti sistemici. Se no, avranno avuto con l'annata che abbiamo avuto l'anno scorso un po' di verderame, è stata lavata la foglia, trattata e cose di questo genere, omogeneizzata con olio, con altri. Allora, questo è un prodotto che fa parte della nostra tradizione culturale perché c'è l'olio, c'è la mandorla e c'è la foglia. Se vogliamo, fa parte anche della tradizione che vede la Puglia un luogo dove si mangiavano i germogli di vite, cioè i cirri si mangiavano. Noi abbiamo perso questa idea, ma io mangiavo come insalata il cirro, il viticcio della vite, quindi voglio dire, non è nulla di strano. Addirittura Grottaglie dicono che hanno trovato testimonianze quando si mangiavano le foglie di vite, come gli arabi si mangiavano la Grottaglia, anche perché è un'alimentazione mediterranea, la trovo in Moldavia, in Albania, in Bulgaria, in Turchia, in Grecia, nei paesi arabi, nei paesi islamici. Vuoi che nel passato non c'è stato un passaggio anche in Puglia di tradizione alimentare? Quindi c'è la possibilità di creare nuovi prodotti. Dove voglio arrivare? Potremmo anche incominciare a ragionare, comprendere bene dal punto di vista dell'innovazione del prodotto, del processo del prodotto, come arrivare a un latte o a un succedaneo del latte, un surrogato del latte che deriva da leguminose o caratteristiche o diciamo delle produzioni agroalimentari tipiche della Puglia, trattate in una certa maniera. Si potrebbe anche arrivare a quello, non è detto che si arrivi. Sulla mandorla c'è tantissimo da fare ancora. Sulla mandorla, la mandorla è uno degli alimenti incredibili. E dei nutrizionisti, per esempio, ci hanno confermato che la mandorla riesce ad avere una capacità probiotica, quindi di miglioramento della flora intestinale, incredibile, e soprattutto un soddisfacimento alimentare, cioè dà una sazietà, ma nello stesso tempo non dà tante calorie. Quindi io riesco a nutrire masticando ecco, una cosa che io vi posso suggerire, proprio per utilizzare la nostra biodiversità alimentare, lo snack delle mandorle. Se sono tostate ancora meglio, perché io esercito una perdita di calorie nel masticarle. Quando le ingerisco so benissimo che i grassi delle mandorle non vengono assimilati, però ho una sensazione di sazietà. Quindi se io sto in giro, a me capita spesso di stare in giro per le campagne, mi vedete, sto vestito così perché stamattina mi sono fatto un bel po' di giri. Evito di stare a fare, sai, il break col piatto di pasta, il vino, roba varia, mi porto dietro sempre il mio pacchettino di frutta secca, mandorle, roba varia, e vi assicuro che quelle riescono a. Ma anche perché l'alimentazione
tipica della nostra biodiversità mediterranea, si basava su quello. Cioè, al massimo noi avevamo, che ne so, la frisa d'orzo, nel Salento, la frisa d'orzo per esempio è un alimento eccezionale, perché non mi dà picchi iperglicemici, è un alimento che riesce anche a darmi molta energia senza avere questi picchi. Si utilizzava l'olio, si utilizzava i formaggi, il latte non fa parte della dieta alimentare mediterranea. Molti dicono il latte non faceva parte dell'alimentazione, il latte veniva sempre trasformato. L'alimentazione, la dieta mediterranea non è il latte, sono i formaggi. Questo è importante dirlo. Cioè, la tradizione del bicchiere di latte che fa bene è una cosa che noi abbiamo importato dagli americani. Voi avete presente l'americana a Roma 1954, Sandy Baylor, American Electrician, Alberto Sordi che fa questo mix di latte, yogurt, che poi dice mazza e zozzeria, perché non faceva parte della nostra tradizione. Quindi tutto, ecco perché c'è anche un ragionamento, perché molte intolleranze esistono con latte, ma ci sono poche intolleranze col formaggio, perché il formaggio e tutti i fermentati di latte danno vita a un nuovo prodotto che ha delle proprietà nutraceutiche sicuramente più interessanti del latte. Quindi voglio dire, non... È chiaro che l'innovazione può fare tanto, il riso non è tipico delle nostre parti, però si potrebbe incominciare a pensare a fare una serie di produzioni dalla mandorla, dai cereali. Sì, facciamo una pausa. Io...